E qui mi fa ridere. Non me l'aspettavo, non me lo ricordavo più. Nessuno se lo ricordava. Del maestro. Maestro Venti. Ragazzi, una delle canzoni più cantate di sempre. C'è una quantità di messaggi infinita. Il nostro amore sarà lì, tremante e vibrante così. Perché c'ha dentro mie scalpita. Ti chiamerò. E si in coro. Trottolino amoroso e tutto. Il tuo nome sarà l'università. L'università. Ti chiamerò. Tantissimi uomini. Trottolino amoroso e tutto. E poi ho plexo con le note. Il nome sarà il nome d'ogni città. Allora, un ricordo nella mia memoria indelebile, un bolerino di Mietta nero con delle bordature dorate e lei col capello riccio effetto bagnato. Bella, gigante. Stupendo. Bella, grande. Allora, adesso ci sono delle tendenze 2023. Oela! Sono i capelli con l'effetto bagnato? Beh, cioè, è gran tendenza il capello bagnato quest'estate. Ma c'è una tendenza della quale si sta parlando tanto adesso perché ha un nome. Ma a onor del vero è una cosa che tu Pina hai sempre fatto. Vestirmi male? No, non è vero. Si chiama The Wrong Shoe Theory, la teoria della scarpa sbagliata. Ah, ma certo, sì. A darle il nome è una TikToker che si chiama Alison Bornstein, che fa la stylist. Gli ha dato un nome, ma in realtà è un fenomeno che esiste da diverso tempo e che ha sempre. Ma in cosa consiste? Praticamente tu ti vesti in un modo, hai uno stile per l'abbigliamento e scegli una scarpa che non c'entra niente con quello stile. Io così sono. Abito da sera con sneaker. Sì, ok. Diciamo così, questa si è svegliata ora. Sì, ma il mio non è uno stile, il mio è che è mal di piedi. Tacco. Sì, no, ma è anche quel famoso. Cioè, per me è proprio una roba che dici, ma io ancora devo soffrire. Ma no. È il famoso concetto dello sdrammatizza, come se ci fosse un dramma. L'idea è tutto un mood tranne una cosa che invece è tutt'altra, che è una scheggia impazzita. Però che, le scarpe in questo caso le scarpe perché il modo più semplice per conferire personalità ai vostri look è una scarpa. Può veramente trasformare un look ovvio e monotono in qualcosa di molto più interessante ed unico. Anche una gonna pantalone o una t-shirt fatta con gli asciugamani. L'hai fatta, era non un è sogno che... della mia vita lanciare questo trend. Ma non poi è manco mai... che te ne sei comprato una, no. Che ce ne sono le t-shirt di spugna. Ma sono l'ha fatta. Un pacco perché tengono un caldo le t-shirt di spugna. L'avevo fatta io. Fatta con l'asciugamano dell'hotel dove eravamo a Riccione. Non dirlo. Tagliato tutto l'asciugamano col vetro, ho fatto delle prove. Vabbè. Non è venuta bene. No. Modello. Era orrenda. Vi do qualche suggestione. Oltre all'abito da sera con le sneaker o ancora meglio gli anfibi, pantaloni cargo e ballerine. Porca boia. No, allora, questo è, diciamolo subito. Questa basta bene, cioè quella roba lì di Audrey Hepburn. Perché tu ti dici sta bene alle fighe. E basta. Perché dai. Infatti non andrebbe neanche menzionato in Ciringhita. No. Tute e tacco. Ah, scusate, mi è venuto in mente una roba della Ciringhita. Quelle molto fighe in Ciringhita si imbruttiscono un po'. Sì. No, dai. Quelle molto Succede molto cesse sono particolarmente più carine. E c'è un livello, un livellamento, hai capito? Ah, ok. Sì, cioè non c'è mai una figa comunque che no, dice quella sbaraglia. No, siamo tutte belle uguali. Anche belli. E tutti belli uguali. Sì. Poi va a gusti. Facci volare, dietro. Certo. Vabbè, basta, questa era la tendenza. Grazie, Vale. Prego. È stata bellissima. Era bello anche il servizio che le fighe restavano fighe ma avevano meno luce. Le vedevi più al buio. Sono spocate.